You know, I have. Uh, we've we've released this new uh, common food protocol. Uh, no, probabilmente would... sapete che abbiamo appena rilasciato il protocollo dei cibi. Would we? Would you like me to talk about that, or the or just the technology generally? Uh, no, I I've listened to your ieri uh, presentation yesterday and I thought that was extremely interesting. So I thank you. I think people would be interested in that absolutely. Okay. Allora, mi ha chiesto Io ieri ho ascoltato la presentazione del dottor Cook su, su questo appunto nuovo protocollo che hanno presentato. Quindi sì. mi chiede se siete curiosi e lo volete sapere o se volete parlare della tecnologia. Io, avendo ascoltato ieri, è molto interessante. Quindi, se siete d'accordo, gliela facciamo raccontare. Assolutamente sì. Ok, go ahead. If... Ok, se potrei condividere il mio screen. Uh, potresti fargli condividere lo schermo, per favore? Sì. Allora, vado un attimino. Ok, dottor Cook. All right. This is um, well. The you know all the all these presentations begin with the disclaimer that uh, Limbic Arc is not a diagnostic and it doesn't cure diseases. Uh, come tutte le presentazioni apriamo anche noi con uh, il solito disclaimer perché Limbic uh, non fa diagnosi, non tratta, non abbiamo niente a che vedere con il discorso medico. And that having been said the uh, the protocol is called foods to avoid. Questo qui è il protocollo su come evitare determinati cibi che ci danno fastidio. Uh, I will tell you that from clinical experience lifestyle prescriptions are a waste of time. Allora, dal punto di vista clinico, dalla mia esperienza clinica, vi dico che um, le prescrizioni dei, dei cibi sono una perdita di tempo. For example, if, if you like to drink Diet Coke and you come into my clinic and I say, well, Diet Coke's not any good for you, you should stop drinking it, that's not gonna happen. You're not gonna stop drinking Diet Coke. Per esempio, se venissi nella mia clinica e mi dici: Io adoro bere la Diet Coke, e io ti dico: Guarda, che la Diet Coke non fa bene per te, non berla, mh, sarà molto difficile che tu smetterai di berla. And the reason that these lifestyle prescriptions don't work is because they're too deeply ingrained into us. E il motivo per cui non funziona è perché sono. Uh, Delle abitudini talmente tanto profonde per ognuno di noi. And most lifestyle choices have a long term effect, not a short term effect. Uh, e la maggior parte di queste cose hanno uh, degli effetti a lungo termine, non a breve termine. E quindi, so what I've learned is that if you're wanting to. Make a lifestyle recommendation. You have to do it in baby steps. Quindi, uh, ho imparato che se si vogliono fare dei cambiamenti importanti delle abitudini della propria vita, bisogna farlo a piccoli passi. So, if I was going to say, don't drink Diet Coke, I would say, why don't you see if you can not drink Diet Coke this week? Quindi, per esempio, um, uh, ritornando all'esempio di prima, potrei dire: perché per questa settimana non uh, eviti di bere la, la, la Diet Coke? And you'd probably say, Yeah, ok, I, can, I cannot drink it for a week. E ci, tu puoi considerarlo di sì, una settimana ce la posso fare, non bevo la Diet Coke per una settimana. And in that. process I might be able to educate you to the point where you would realize oh yeah this really isn't good for me I think I will stop drinking it E nel frattempo io iniziare ad educarti e a portarti la consapevolezza che effettivamente bere la diet coke non ti fa bene The foods that we eat fall in the same category as that diet coke does e la stessa cioè, i cibi che mangiamo eh, entrano nella stessa categoria eh, come la, la diet coke a cui siamo affezionati. Most of us eat that we not be Molti di noi mangiano dei cibi che non dovrebbero mangiare. And it's a very personalized uh, situation. What's good for me Might not be good for Barbara and what Ludmilla can eat, maybe I can't eat. You know, I I can eat. So so it there's not one size fits all. It's very individualized. Allora, questo è un argomento ovviamente molto personale. Perché quello che fa bene a Barbara potrebbe non far bene a me, e Ludmilla potrebbe poter mangiare delle cose che io invece no, o viceversa. So, what we have built. in limbic arc to extend the value of the of the software program is this foods to avoid protocol e quindi quello che abbiamo fatto con questo approccio abbiamo costruito un protocollo per ampliare quello che può fare il, la nostra tecnologia eh, questo protocollo sui cibi da evitare and it does it does give to us a lifestyle prescription but it gives it to us in a dose that we can comply with ma ce la dà in piccole dosi quindi riusciamo a gestirla so let me show you the steps you go through to implement it Adesso vi faccio vedere i passaggi per implementare questo protocollo. Allora, abbiamo aggiunto più di 250 cibi alla libreria e questo ci porta oltre a 350 elementi di cibi nella libreria. And the way you access it is you select the info boost custom. Il modo di accederci è selezionare un InfoBoost custom. Then it brings you to this screen and you uh click on custom there. Quindi vi porta questa schermata. Cliccate su custom. You're going to do a food scan uh, a spark scan. So Poi fate screen... una scansione vocale, quindi fate uno spark scan. And then continue. Continuate. And continue again. Continuate ancora. You have to allow the software to access your microphone. Dovete ovviamente permettere al software di accedere al vostro microfono. And you start recording. E iniziate la registrazione dei 10 secondi. And then for 10 seconds you're going to record. And in this case. You might talk about selecting the right foods to eat or avoid or you might talk about even some health concern or something else you want to achieve. E in questi 10 secondi potete parlare del vostro rapporto con il cibo o dei cibi che vorreste o non vorreste mangiare o una condizione di salute o qualcos'altro che volete ottenere. For example, you may uh Need more energy, and so you say, Well, I'm interested in eating the foods that will give me the most energy. Por so esempio, you would talk about that. Potreste essere interessate ad avere più energia, quindi uh, la registrazione potrebbe essere: uh, Voglio mangiare i cibi che mi danno più energia. Then, when you have completed the voice, it will e poi... tell you. We've recorded, you hit this, this a spark scan. E poi continuate il processo. È un normale SparkScan, Quindi concludete la registrazione. And you'll hit that five times. E il passaggio successivo è quello di andare a, a, alla risposta cinetica e si va sul Fiorellino per cinque volte.

Allora, soprattutto per i nuovi, il modo in cui funziona questo eh, si basa su un algoritmo che abbiamo eh, fatto proprietario che va a fare la scansione sulla libreria. Biometric data. Ma per renderlo eh, personale e univoco per voi dobbiamo avere dei um dei dati biometrici univoci e attuali vostri. And we gather that data from the energy in your voice and from your kinetic response. E noi prendiamo questi dati dall'energia della vostra voce e dalla vostra risposta uh, cinetica. We then take that information and append it to our algorithm So that the scan is completely unique to you at this moment in time. Prendiamo queste informazioni e le aggiungiamo all'algoritmo in modo tale che la scansione sia univoca per voi in questo momento storico. So now back to our screen here. Uh, what I've done is I've typed in the name of this info boost this foods to avoid. Quello che ho fatto ho dato un nome a questo InfoBoost Custom, cioè Cibi da Evitare. Then I go down to the uh, Optimized Boost Ingredient category and click on Ingredient categories. Vado qui in fondo, nella eh, vado a selezionare la categoria degli ingredienti. I scroll down and click on Common Foods. Uh, vado a common foods. And then I'm going to scroll to the bottom of that list. E poi vado in fondo di lista. You can see that uh, on this screen psyllium seed is at a 97%. The percentage ah, number is what we call a biological preference. Allora, queste percentuali sono quelle che noi chiamiamo una preferenza biologica. Vediamo che quella più alta è il 97% E quelli che hanno il numero più alto sono quelli per cui voi avete una preferenza biologica più alta. Then when I've scrolled down to the bottom, Now I'm into the uh, part of the list where my body has the lowest preference. These are the things I prefer least. E quando vado in fondo alla lista sono quegli elementi che il mio corpo preferisce di meno. And you can see that I've selected, or I'm anticipating selecting, not very many of these. This is what two, four, six is all. E come vedete, sto considerando di selezionare non tanti elementi, proprio sono, sono solo sei, quelli sotto il 10%. Sometimes I'll only take three or four. Uh, a ah, volte idea, potrei prenderne solo tre o quattro. The idea is not to create an overwhelming assignment. In other words, if I said, Oh, I'm not going I'm going to avoid the bottom 25 foods. Well, that's just too much work. So, don't do that. Just take the bottom few. Allora, abbiamo detto che l'obiettivo è fare piccoli passi, quindi non prendete gli ultimi 25, prendete un, una manciata de, tra gli ultimi. Then, after you've selected them, then you go back to the categories and you click on. Omeopathic potencies. Poi una volta che avete selezionato questi pochi elementi in basso, andate sulla categoria un'altra volta, andate sulle potenze omeopatiche. E selezionate le potenze con la preferenza maggiore. E poi parliamo di tre o quattro di queste potencies. E di solito io seleziono tre, o al massimo quattro di queste potenze This will what's a questo crea quello che viene chiamato un home accord, una, un accordo, uh, che uh, mi dà un, una modalità per legare. il tutto insieme. So now what I will, what I will have in my info boost are the foods that I've selected and the potencies I've selected. Quindi quello che ho nel mio info boost sono i cibi selezionati e le potenze le potenze omeopatiche selezionate. But there is also other things that I need to attend to. Però ci sono anche altre cose che devo verificare. Vado su tutti gli ingredienti. E vedrete che i primi dieci elementi sono selezionati di default. on uh, at every time when you do a custom i mean a spark scan it always e questa... selects these e tab so i unselect those Quindi li then i go into my duration and i select six days because this is a one week program Vado poi nella durata uh, e seleziono sei giorni perché questo è un protocollo di una settimana. And then I click Dopodiché, attivo La cosa ulteriore da fare è andare ad evitare i cibi che ho selezionato quelli per cui la, la mia scansione vocale aveva una preferenza minore. And if I e se non lo avessi uh, scritto prima quando li ho selezionati, posso andare sul mio info boost e in alto a sinistra c'è una piccola i che posso selezionare. And it will show me a list of those foods. E mi fa vedere gli ingredienti di quell'infobust. I write those on a piece of paper and stick it on my fridge. Uh, lo scrivo su un post-it e lo metto sul mio frigorifero. Now, one thing you might want to do is, let's say that you go grocery shopping on Thursday. Allora, una cosa che potreste voler fare, per esempio, ipotizziamo che andate a fare la spesa di giovedì. You might want to run this uh, particular bio server, or this particular uh, info boost before you go grocery shopping. Potreste voler fare questo info boost poco prima di andare a fare la spesa. Uh, I'll tell you what happened this week to me. Uh, this is my scan, and so asparagus was my least preferred food. Allora, questo è quello che ho fatto io questa settimana e l'asparago era uh, il cibo con uh, il valore minore. And my wife brought home from the grocery store two bundles of asparagus. E mia moglie è tornata dalla spesa con due bei ceppi di asparago. And it's hard to avoid food if you bring it into your house, but if you don't bring it in, it's easy to avoid it. Ed è difficile evitare qualcosa quando ce l'hai bello fresco nel frigo. So that is the that is the foods to avoid protocol. Quindi questo è il protocollo dei cibi da evitare. Uh, there was in the chat already a question on this. Uh, okay. Can this be used also for pets? I, I Or would... how can we use common food for pets? Well, we, when we put the foods in, we didn't act, we didn't put them into the pet side of this. Um, does allora, that make sense? Ho letto nella chat che c'era qualcuno che chiedeva come usare i common foods per gli animali. Um, diceva il dottor Cook che non è stato aggiunto alla libreria del pet program, ma solo quella degli esseri umani. Ah, Ok. The reason we didn't is because we weren't sure what foods pets should avoid anyway. In the future, I'm sure we'll add that, but it, we didn't put it in initially. futuro, ma ancora But in theory, you could use this with your pet just as easily as you could do it with yourself. ma in teoria potete usarlo con gli animali nello stesso, nello stesso identico modo con cui lo fate per voi. Allora, vi dico che cosa aspettarvi se usate questo protocollo. La prima cosa è quella di avere un rapporto più equilibrato con il cibo in generale. You will master what you eat as opposed to being mastered by what you eat. Sarete voi a controllare quello che mangiate piuttosto da essere controllati dal cibo. And you'll do that because you're taking baby steps that are achievable. E lo farete perché farete dei piccoli passi che sono sostenibili. The other thing that may happen is you may find that there are foods that you just should never eat. When I was developing this protocol and experimenting with it, uh, chocolate came up as a stop-eating food. E mentre stavo sviluppando questo protocollo e ci stavo giocando un po', è uscito fuori il cioccolato come elemento basso, And that was traumatic. Ed è stato drammatico. Yeah. <ride> Because I like chocolate. But I thought, okay, I can go without chocolate for a week, so I, I didn't need it for a week. È drammatico perché io amo il cioccolato, però ho detto: vabbè, per una settimana posso evitarlo, quindi per una settimana l'ho evitato.

Incredibly delicious, uber rich chocolate cake. Una torta di cioccolato veramente pazzesca, e and I thought, well, I'm mean, at the end of the week, what's the chance this chocolate will show up again? I'll go ahead and cheat by a couple of days and eat this chocolate. E mi sono detto, ma sì, dai, sono alla fine della settimana. Eh, che probabilità c'è che al terzo round mi esca fuori? Vabbè, finisco un giorno prima. Che, che problemi ci sono? And I had that night a very to the e quella sera l'ho pagata <ride> ah, veramente. E la prossima, a couple of days later, when I ran the scan again. Came up as one of my foods to avoid. E quando poi ho rifatto la scansione un'altra volta per la terza settimana il cioccolato era ancora lì un cibo da evitare. So myself, okay, this, this so so Quindi mi è stato abbastanza chiaro che per un bel po' non devo evitare di mangiare cioccolato. and over the next few weeks i noticed some very significant health benefits e devo dire che nelle settimane successive nel non mangiare il cioccolato ho notato dei significativi cambiamenti positivi so you may have a similar experience it helps you get educated as to what not to eat and what to eat e magari anche voi potreste avere un'esperienza simile venite educati su cosa mangiare e che cosa non mangiare

Before you eat it again, or you won't know if you have any negative reaction. Quindi poniamo che sospettiate che avete un problema con il cioccolato. Uh, ci vogliono 4 giorni prima di poter capire se, se questo è un problema e quindi per poterlo riprendere e vedere. That's why this protocol is designed to last for one week. Questo è il motivo per cui questo protocollo è progettato per durare una settimana. Questo dà al vostro corpo quattro giorni per eliminare il, uh, il cibo di cui, su cui state lavorando. E poi vi dà tre giorni per stare tranquilli. The other thing, the other benefit that this protocol may bring you is you, you may actually lose weight. Un altro beneficio indiretto che questo protocollo può avere è quello di perdita di peso. And that's partly because you may be eating food that your body reacts negatively to and that negative reaction is. You put on. Uh, uno dei motivi potrebbe essere che state mangiando un cibo uh, che vi dà problemi e i problemi che vi dà uh, come reazione è quello di mettere su peso. Essere in sovrappeso potrebbe essere anche una reazione uh, a qualcosa che state mangiando. The other reason you may lose weight is because as you develop a better relationship with food and you become the master of what you eat, you may find that eating the right food is just easier and more natural, and that will lead to weight loss. Un altro motivo per cui possiate perdere peso è perché diventando man mano più padroni della vostra alimentazione. Um, magari riducete o gestite la vostra alimentazione meglio e questo vi porta a perdere peso in modo naturale. And, and that's the e questa è la fine della nostra presentazione. Posso chiedere una cosa a orto Cook? Vai. E, quindi possiamo anche in qualche modo aiutarci con questo protocollo. Per quanto riguarda le no? Anche alimentari. So we can help uh, ourselves uh, with this protocol when we have to address sensitivities in general. Uh, yes, this it's not a food allergy scan, so that's important to know. When when asparagus showed up for me. That doesn't mean I'm allergic to asparagus. It just means that when you rank all those foods, that's the one that I show the lowest desire for. Allora, uh, quando per esempio uscito fuori asparago per me non vuol dire che io fossi allergico all'asparago. semplicemente che il mio corpo in quel momento non voleva l'asparago. But if you go back to my chocolate experience, you may say, "Well, wait a minute." You didn't want chocolate, but it's obvious that it was creating a negative reaction. You're probably allergic to it. Però tornando alla mia esperienza col cioccolato, potreste dire, beh, eh, lì c'era abbastanza evidenza che avevi un problema col cioccolato, quindi potrei avere un'intolleranza o addirittura un'allergia. Okay. The the reason you can't say that even with chocolate that I'm allergic to chocolate is because an allergy is diagnosed with a very specific test. Allora, il motivo per cui non possiamo parlare di allergie perché le allergie vengono diagnosticate con dei test estremamente specifici. And we are not doing that test. E noi non li facciamo questi test. So even if in the case of chocolate I am healthier when I don't eat it I cannot say to you I am allergic to chocolate because I have not tested chocolate with that particular test. Quindi nel mio caso del cioccolato, anche se io ho una reazione se lo mangio, sto molto meglio se non lo mangio. Non posso dirvi di essere allergico al cioccolato perché io non ho fatto quello specifico test. The word allergy is owned by allergists, by doctors who do allergy work. Allora la parola allergia può essere usata perché è di proprietà soltanto degli allergologi. So e all all quindi il motivo per cui non usiamo la parola allergia è: primo, perché non è vero, e due, perché ci metteremo nei guai. The, the correct word to use is: my body shows that it prefers me not to eat asparagus this week. Quindi, la terminologia migliore da usare è dire eh, il mio corpo mi ha fatto capire che questa settimana non mangio la spalla. Ok, benissimo, chiarissimo. I, io avrei una domanda, se posso. La faccio prima in inglese, e poi ve la traduco in italiano. Ok. Now, um, I have a question. Come hai detto ieri, it's information. So. It doesn't, it's just a, something that we get. So it's not as if we ate uh, that specific thing. So, for example, uh, let's say that uh, a vegetarian or somebody that doesn't eat certain food in their normal protocol, not in the right. foods to avoid, ha gets meat or gets something that they would not want as a high percentage or vice versa in the food. To avoid protocol, something that they, they would uh, in the law. How would you address that? Uh, would you um, recommend that they select it or keep it or avoid it from an ethical perspective or what? Let no, me I, I it in would... In Italian first. Yeah, yeah. Allora, uh, la mia domanda era... Visto che comunque qui stiamo parlando di eh, informazioni, quindi eh, cioè non è come per esempio in un discorso aller allergico, se una persona è allergica a qualcosa e la prende un conto, se all'informazione l'informazione eh, non ha una reazione allergica. Quindi facciamo anche il caso di scelte etiche, per esempio, di chi è vegano o vegetariano e si trova che nelle preferenze alte non il protocollo dei cibi da evitare ma in generale a dei cibi che non mangerebbe mai o viceversa uh, dei, qui in questo protocollo dei cibi che invece mangia gli fanno bene e vorrebbe continuare a mangiare in questo caso come ci si comporta ok so I'm sharing my screen again to show you the list of foods that showed up for me allora, ricondividiamo il, lo schermo per vedere il mio caso specifico del primo di maggio. Allora, ad esempio, gli asparagi li mangio il tonno. Li mangio il buragandi. Probabilmente non so neanche che cos'è. Non so da dove se lo mangerò. Probabilmente no.

Allora, per quel che riguarda il lievito di birra, non mi piace, quindi io tendenzialmente non, non lo mangerei. E per quel che riguarda il brodo di carne, ogni tanto lo mangio, ma non molto spesso. Now, let's for a that I am a allora, facciamo finta che per un minuto che sono vegetariano. I'm not going eat tuna. I'm not, gonna I'm not going to eat paramundi. I'm not going to eat bone broth. Ovviamente non mangerò il tonno, non mangerò il brodo di carne e il baramundi. So does it make sense for me to put these on the list? The answer would be no. Just skip over those and take the ones that you would eat. Quindi avrebbe senso metterli nella lista visto che non li mangerei, no. Puoi evitare di metterli perché tanto non li mangeresti comunque. So the the answer to the question is you can use your own common sense. There's no exactly right or exactly wrong way to do this. And if you see something that doesn't make any sense for you, that's okay. Just ignore it and do what makes sense for you. Quindi, la risposta alla tua domanda è usa il tuo buon senso, fai quello che per te ha senso. Quindi... Uh, se c'è qualcosa che per te non avrebbe senso, non selezionarlo. Benissimo. Luca con la mano alzata. Ok, ok Luca. Buonasera dottor Cook. Allora, in merito al, al protocollo customizzato sul food, ho notato che ehm, gli alimenti a bassa percentuale li ha selezionati, ma perché vengono selezionati se poi io devo evitarli? Ho capito bene? Che devono essere selezionati. Grazie mille. So, uh, could you please explain why we are selecting the lower uh, percentage if we are avoiding them? Uh, because the food your body says I have a low preference for are the ones that you want to avoid. Perché i cibi che il corpo dice che uh, ha una preferenza minore sono proprio quelli che dovresti evitare. The, the assumption is that for some reason your body does not want these foods. Quindi, And il tuo so... è che il tuo corpo, per qualche motivo che non sappiamo, non gradisce questi cibi. And so what we are doing is listening to our bodies and doing what they say. E quindi ascoltiamo i nostri corpi e uh, facciamo quello che ci dice. Can I add one part? Yes, because the clue the, okay. I think that what they need is to understand that you are putting the pot the homeopathic potency together with that to challenge the system. Oh, okay, okay. Uh that's a good that's a good observation. Okay, the um the reason you put a potency with the foods is because when you turn on the info boost, you want the info boost to have a positive impact and allora, uh considera che non solo selezioni i cibi che meno... Vuole il corpo, ma li associ alla potenza omeopatica. Quindi è quella combinazione, perché quello che stai facendo mettendoli insieme è far sì che ci sia un impatto positivo sul corpo per dire corpo, in merito a questi cibi, eh, reagisci. So, if you looked at the foods alone, you would say, Well, these foods essentially are negative, I don't want them in an info boost. Quindi se guardassi solo i cibi da soli, diresti, vabbè, ma questi sono cibi negativi, non li voglio perché li metti in un infoboost? Ma abbinandole alle potenze omeopatiche eh, è come rendere positiva una negatività in un certo senso. So this protocol really has two sides to it. The one is avoid the foods and the other is the info boost gives you a positive pattern relative to those foods. Quindi ci sono due aspetti di questo info boost. da una parte ti dice che cosa evitare da mangiare, dall'altra potenzia il tuo corpo in un modo positivo in relazione a questi cibi. Perfetto, grazie, adesso ho capito. Molto bene. No, very... I understood very well, thank you. Yeah, that, and, and that's a great question. I, I'm sorry that I didn't go into that. Thank really. you. Yeah. Allora, io direi di andare in, in un altro argomento, che tra l'altro è un argomento che preme a tantissime persone, soprattutto in questo momento. Uh, ieri sono aumentati in Italia uh, di 100 volte i livelli di radiazioni da 5G. Eh, noi sappiamo che il dottor Cook in questo straordinario programma all'interno ha inserito una voce chiamata Imponderabili. Vorrei che il dottor Cook appunto potesse eventualmente aiutarci a comprendere come eventualmente e soprattutto in questo momento possiamo proteggerci da, da tutto ciò perché è veramente importante. Grazie. One uh, question that we have is that in line yesterday. Five G has been uh, made more powerful a hundred times, so everybody is a bit more worried. And uh, uh, how should we use the imponderable to help us protect ourselves from this situation? Uh, I would use it as an info boost ingredient. Lo and... userei come un ingrediente per un info boost. And you might add to that power by adding some homeopathic potencies to it as well. You you may find that you get a direct result. In other words, your sensitivity to 5G goes down.

Capire e diventare consapevoli di cos'altro potete fare per proteggervi da queste radiazioni. Vi faccio vedere cosa ho fatto io. Can you, can you see this? Lo Let's see. vedete? Sì, that's a selfie stick, but that's how I carry my phone now. Adesso questo è il modo in cui io porto il mio cellulare. I don't like my phone being closer to my body than the end of a selfie stick. Uh, non voglio più il cellulare vicino al mio corpo, quindi lo tengo fisso su questa sbarra in modo tale da, da averlo sempre a una distanza di sicurezza and and that would be the that would be an indirect result, so I just became aware of, okay, I can do this and keep my phone away from me. E questo, per esempio, è un esempio di risultato indiretto, una conclusione a cui sono arrivata uh, per, uh, per altre strade. Ok, grazie, dottor Cook. Allora un'altra uh, domanda. Prego. Però scusami, uh, l'imponderabile uh, ah, sì, uh, uh, Dr. Cook, uh, how Sei. would you which potencies would you choose? The the highest ones according to five G's? Yes. How would you connect them? Yeah, I would do the scan. Uh when you put 5G in, just go to your homeopathic potencies and put in the top two, two or three or four potencies. Okay, even though five G may not be a high percentage, you do that anyways. Uh, again, that's really up to you. If if five G is something that's of concern to you, you may want to select it, even though it might be lower in the list. Uh, okay. If it's if it's not, again, it's just a judgment call on your part. Allora, quindi gli ho chiesto come. Come si accoppia con le potenze omoplatiche e mm. mi ha risposto esattamente come aveva fatto prima selezioni le prime due tre, massimo quattro. Eh, nel caso il 5G non fosse una percentuale alta, lo fai lo stesso, e anche in questo caso è una scelta personale. Se è una preoccupazione che hai, eh, puoi, puoi prenderlo anche se è una percentuale bassa. Ok, ok percentuale bassa quindi ovviamente sotto ai 75. Sì. Ok. Cioè, è una scelta tua, cioè usa il tuo senso critico. Benissimo, perfetto, grazie dottor Cook. Benissimo. Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo corpo quando usi il tuo smartphone, il tuo computer o il tuo tablet? Sai che questi dispositivi emettono campi elettromagnetici che possono interferire con il tuo equilibrio naturale e possono creare numerosi disturbi all'organismo? Questo fenomeno si chiama elettrosmog, una forma di inquinamento invisibile ma pericoloso per la tua salute. Durante le chiamate con i cellulari, vicino al dispositivo, si formano campi magnetici a bassa frequenza che infastidiscono i cristalli di magnetite presenti nel nostro cervello. Questo causa un'interruzione delle informazioni dirette al centro di controllo del cervello, bloccando la produzione di alcuni ormoni e proteine, che normalmente forniscono una naturale difesa contro l'elettrosmog. Se questa difesa si blocca, il DNA, dopo un certo periodo di tempo, viene compromesso e il nostro organismo reagisce con stress, mal di testa, insonnia, nervosismo. Bruciore degli occhi. Questi sono alcuni degli effetti negativi noti. Ma non devi preoccuparti, perché oggi esiste una soluzione semplice ed efficace per difenderti dall'elettrosmog. ElectraChip, l'adesivo che ti protegge dalle onde elettromagnetiche mentre usi il cellulare. ElectraChip è un prodotto esclusivo e brevettato della linea Biorigenia una gamma di dispositivi bioenergetici che integrano la tecnologia BMF con la natura. BMF significa biomagnetismo frequenziato, ovvero campo magnetico biologico, ed è una tecnologia rivoluzionaria che simula il campo magnetico naturale della Terra, creando un'armonia tra il tuo corpo e l'ambiente. ElectraChip è un adesivo da applicare su tutti i dispositivi che usi quotidianamente, come smartphone, computer, tablet, router, cordless, monitor, TV. In questo test vediamo come il biotensor, collegato al software BMF, registri l'emissione dell'onda elettromagnetica del cellulare, senza e con Electra chip. Si può notare subito come Electra Chip attutisca l'onda rendendola insignificante. In questo modo, Chip trasforma i campi elettromagnetici artificiali e nocivi in onde morbide e compatibili con il tuo organismo, riducendo l'impatto negativo sul tuo corpo e migliorando il tuo livello di stress. ElectroHeChep è semplice da usare e da applicare, basta staccare la pellicola protettiva e incollarlo sul retro del dispositivo. Electra Chip non altera il funzionamento del dispositivo, ma lo rende più sicuro e salutare per te. Electra Chip è anche economico e durevole: con un solo acquisto, hai la garanzia di una protezione efficace per almeno due anni. Electra Chip è il tuo alleato contro l'Electrosmog, il tuo amico per il benessere. Ora che hai scoperto i benefici di ElectraChip, Chip, non perdere tempo, ordina subito il tuo adesivo. Electra Chip non lo trovi nei negozi, ma solo sul sito ufficiale o attraverso la persona che ti ha mostrato questo video. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Proteggi te stesso e la tua famiglia dall'elettrosmog. Migliora il tuo benessere con un semplice gesto. Allora, eh, mi hanno richiesto ehm, se... Eh... Attraverso la nostra scansione vocale, ovviamente che è la cosa più importante che riguarda il sistema di, di Limbic Arc, sappiamo che comunque noi collegandoci diciamo, a, a, questo, a questo fantastico sistema, ehm, volevano, volevamo sapere quando con la nostra, ehm, la nostra scansione vocale Funziona anche eh, mentre facciamo appunto delle scansioni se sempre per gli animali e per le piante. Mi chiedevano anche se era possibile fare lo la, cioè seguire la stessa modalità anche per gli animali e per le piante. So, you could do a spark scan as a surrogate also for pets and plants, correct? Uh, yes. sì Ok. Quindi nella stessa modalità. In the same way. Ok, ok, ok. Allora, ci può spiegare um, un po' meglio i colori? Allora, parliamo del CERT, che poi in realtà molte persone che sono qui per la prima volta non sanno neanche di cosa stiamo parlando, però il CERT è un programma che ha creato il dottor Cook all'interno di Limbicar che lavora sul uh, i, gli stati emozionali quindi su andare a lavorare appunto sui rilasci emozionali e mi chiedevano appunto uh, se ci può spiegare meglio i colori del certo soprattutto le dimensioni dei vari dei, 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 dei vari colori all'interno del fiore quindi la risposta cinetica in merito a come viene diciamo così ehm uh, eh, come, come la possiamo in, come possiamo comprendere questo tipo di risposta cinetica e se la possiamo comprendere o è soltanto diciamo una, una, una fase tecnica con cui noi diciamo, possiamo tranquillamente non essere molto attenti ecco. Riguardo alla the kinetic response. Uh, do colors of the flower, or the way that the flower moves, or any of the aspects of the uh, kinetic response matter to us? Can we know something more about it, or is something technical that we should not be interested in? No, it's. I'll tell you about it. Um, it's called evoked potential. Allora, no, volendo, ci sono delle informazioni che possono interessarvi. Si chiama. Potenziale evocato. And what we are measuring is the time from when the target stops to when you touch it. And there's no right or wrong. I mean, it's it's not better to hit it fast or slow, it's just whatever it is. Non c'è non un uh, giusto o sbagliato, non è che se sei più veloce è meglio rispetto a uh, se sei più lento, è semplicemente un dato in quel momento tuo. E quindi eh, è un, un dato univoco ed è un dato biometrico tuo. Okay. That... ok, ok. okay. Uh, allora, um, un'altra un domanda che in realtà dovrebbe essere, dovrebbe essere l'ultima, um, se eventualmente è possibile evitare uh, l'intervento alla cataratta con l'Imbicarc o comunque cercare di migliorare questa situazione. Um, specific question regarding cataract uh, eye cataract uh, uh, is it possible to avoid surgery what would you do specifically with limbic arc to help in that um well it won't cure cataracts it's not right. designed to do that uh you you may have some Benefit, uh, which would be a direct result, as opposed to an indirect. Potresti avere dei risultati sia diretti che indiretti. But if I was dealing with cataracts, I would use an info boost, and I would talk about my cataracts. Ma se io avessi un problema di cataratta, farei un info boost e parlerei della mia cataratta and i would pursue other remedial solutions as well e cercherei anche delle alternative degli altri rimedi per cioè per gestirlo and that may include specific nutrition uh, perhaps some herbal remedies or some homeopathic remedies e questo potrebbe coinvolgere degli degli alimenti particolari dei rimedi Uh, Fito nutritivi, um, omeopatici, altre cose. And it could include surgery. E potrebbe esserci anche la chirurgia. In tutto questo. My hope would be that the info boost would complement any other thing that I do and make it work even better. Cioè L'obiettivo è che il mio InfoBoost va a complementare qualunque cosa che già sto facendo e lo rende ancora migliore. Benissimo, grazie dottor Kuge, grazie a tutte le persone che hanno partecipato. Grazie, Ludmilla. Grazie, Thank you, Thanks, grazie buona serata. Good to be with you. Grazie, è un piacere essere con voi. Ciao a tutti. Buona serata.